amiche e amici di Radio Tour, un caro saluto a tutti. Io sono sicuro che andando avanti di questo passo, prima o poi qualcuno scoppierà nel vero senso della parola, perché è quasi matematico che a furia di inseguire e costruire gli scoop che tanto piacciono ai giornali e alle televisioni, quel chiacchiericcio pettegoloso che fa leva sulla morbosità piuttosto che sulla riflessione e sul ragionamento, saranno in molti alla fine a rimanere imbrigliati nei loro stessi perversi meccanismi, finendo per essere vittime di se stessi, come è successo a Salvini e Bonafede, per aver banalizzato in quel modo l'arrivo del terrorista Battisti, arrivando ad affermare, come ha fatto il ministro dell'Interno, questa volta vestito da poliziotto, nell'augurarsi di non incontrarlo, ma dimenticando che solo per volontà sua e di nessun altro, oltre che per esigenze di scoop, si era recato all'aeroporto di Ciampino esattamente per attendere l'atterraggio dell'aereo di Stato che trasportava una figura certamente non meritevole di essere attenzionata con i riflettori per i reati commessi, ad incominciare dall'assassinio a sangue freddo del nostro corregionale lucano Antonio Santoro di Avigliano. A me non piace però che per spostare di colpo altrove l'attenzione sia bastata una sfavillante e costosissima cena da 6.000 euro a testa, organizzata da certi settori del governo reale parallelo a quello istituzionale, che esiste per davvero, e noi in Lucania l'abbiamo constatato bene, ad esempio sulla vicenda delle decisioni sul petrolio, prese con i forti condizionamenti dell'allora ministro Guidi, poi costretta a dimettersi. Per cui ce n'è abbastanza per capire che il sistema, quello marcio e affaristico, anche grazie agli errori dei 5 Stelle, non a caso esclusi dalla cena, si sta riorganizzando in modo da non lasciar trasparire nulla di buono per il futuro. Tanto più se come contropartita per l'avvio del reddito di cittadinanza da qui a breve dovesse passare il modello di autonomia proposto dalla Lega, che sarebbe la morte definitiva del Sud, come è stato egregiamente messo in evidenza nell'interessantissimo incontro voluto dal coraggioso senatore Saverio De Bonis, con la partecipazione di Pino Aprile, del presidente della Svimez Adriano Giannola, del costituzionalista Alberto Lucarelli e del professor Gianfranco Viesti, che come ricorderete è stato il primo firmatario della petizione che abbiamo lanciato qualche mese fa contro la secessione dei ricchi sostenuta dalla Lega, e che proprio da oggi ha voluto offrire gratuitamente un pregevole volume che potete scaricare dal sito dell'editore La Terza. Non mi sono dimenticato però, e neanche ho sottovalutato, il fatto che questa è la settimana dell'avvio di Matera 2019, capitale europea della cultura, che è un grande traguardo, ma non certo per merito di questi piccoli governanti della Basilicata che non vogliono lasciare la poltrona neanche per andare a votare. Un caro saluto a tutti, scrivetemi info@nicolamanfredelli.it. Ogni venerdì su radiotour.fm alle 6.50 e in replica alle 18.50 il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. www.nicolamanfredelli.it